Salve a tutti, andiamo avanti. Il Kriya Yoga nei secoli. Per comprendere l'impatto mondiale e a lungo raggio del Kriya Yoga è necessaria una più ampia percezione della sua storia, che verrà presentata nel prossimo capitolo. Nel corso del tempo, il Kriya è stato una presenza potente sul nostro pianeta ed è stato insegnato da santi di diverse religioni, culture ed epoche storiche. Nell'epoca attuale, la tecnica del Kriya Yoga è stata presentata per la prima volta in Occidente e ampiamente divulgata dal classico di Paramahansa Yogananda, autobiografia di uno yogi. Nella società moderna, il Kriya Yoga si rivelerà con il tempo a milioni di ricercatori spirituali come una tecnica di beatitudine e una soluzione pratica per l'umanità sofferente, per il nostro mondo tormentato. La migliore medicina per superare la sofferenza è l'esperienza della felicità che scaturisce dal nostro intimo. Dove c'è beatitudine, cessa il dolore. Nella sua autobiografia, Yogananda ha scritto: possano tutti gli esseri umani venire a conoscenza che esiste una specifica tecnica scientifica di realizzazione del sé per superare ogni sofferenza umana. Nello stesso libro leggiamo che un Kriyaban, un fratello nel Kriya, cioè una persona che pratica il Kriya Yoga, che era discepolo di Lahiri Mahasaya e postino di professione, un giorno disse al suo maestro: il primo divino Kriya mi ha colmato di una tale ebbrezza che non riesco a consegnare le lettere. Tutti noi possiamo assaporare quel benedetto vino interiore. Yogananda ha promesso ai suoi studenti: se praticherete coscienziosamente la tecnica del Kriya, non abbandonerete mai questo sentiero. La gioia che trarrete dalle sensazioni nella spina dorsale e dalla vostra realizzazione sarà infinita. Il Kriya crea dentro di noi il più grande tesoro possibile, un paradiso portatile. Allora, siediti dritto per un istante, chiudi gli occhi e visualizza un fiume impetuoso che scorre verso l'alto nella tua spina dorsale. Se continui a visualizzare questa immagine, comincerai a sentire che quella corrente ti porta a una sensazione di felicità. Mi sento su. Poi, quando questa sensazione diventerà più forte, si trasformerà in beatitudine. Puoi applicare questa visualizzazione anche nella tua vita quotidiana, mentre cammini per le strade della tua città o sei seduto alla scrivania. Visualizza continuamente una forte corrente che sale lungo la tua spina dorsale. È una pratica gioiosa che potremmo definire Kriya Yoga in azione. Le diverse tradizioni del Kriya. Questo libro, come è stato detto, presenta gli insegnamenti di Paramahansa Yogananda e Swami Kriyananda. Ci sono tuttavia anche altri grandi insegnamenti di Kriya Yoga in Oriente e in Occidente. Esistono certamente delle differenze nel modo di presentare il sentiero del Kriya Yoga, ma gli elementi fondamentali della tecnica sono presumibilmente gli stessi in tutte le tradizioni. Ognuna di esse è un ramo del medesimo albero del Kriya Yoga e tutte riconoscono il Mahavatar Babaji come il loro guru supremo, che rappresenta le radici di quell'albero, radici antiche che affondano nel terreno dell'eternità. Nessun individuo o organizzazione potrà mai rivendicare il monopolio del Kriya Yoga. Il sacro fiume del Kriya scorrerà sempre attraverso numerosi canali, a prescindere da ciò che sostengono alcuni insegnanti o organizzazioni. È necessario un gran numero di insegnanti ispirati e progrediti, perché, come leggiamo nell'autobiografia di uno yogi, il ruolo benedetto del Kriya Yoga in Occidente non è che agli inizi. Il Mahavatar Babaji ha predetto: il Kriya Yoga, la tecnica scientifica di realizzazione di Dio, finirà per diffondersi in tutti i paesi e contribuirà a creare armonia fra le nazioni attraverso la personale percezione trascendente da parte dell'uomo, del Padre Infinito. Tante mani e tanti Kriya Yogi renderanno possibile questo miracolo globale. La percezione del Padre Infinito, menzionata da Babaji, è una realtà che è stata sperimentata nel corso della storia dai santi di tutte le religioni.
I santi sono persone normali, come noi, che semplicemente non si sono mai arrese. Anch'essi sono caduti, ma si sono rialzati. Anch'essi hanno pianto, ma si sono fermati. Il sentiero non è mai stato coperto solo di rose, per nessuno di loro. Hanno incontrato molte spine, ma hanno continuato ad affermare, come la Hirima Asaya, lottando, lottando, ecco un giorno raggiunta la meta divina. Hanno tutti attraversato periodi di oscurità, ma si sono aggrappati alla luce, sono stati tormentati dal dubbio, ma ne sono usciti vittoriosi. Il Kriya Yoga ci dà uno strumento per essere vittoriosi e per raggiungere più in fretta la nostra meta. Ispirazione di Swami Kriyanananda. Ero sempre con te. Quanto più pratichi il Kriya Yoga e quanto più offri a Dio, nell'occhio spirituale, la tua devozione, il tuo zelo e il desiderio di elevare la tua coscienza, tanto più ti accorgerai che Egli è sempre con te. Proprio come accade a Sant'Antonio, che trascorre 16 anni gridando di angoscia nel deserto. Quando finalmente Gesù gli apparve, Antonio gli chiese: «Signore, dove eravate?» Gesù rispose: «Ero sempre con te, in tutte le tue tentazioni, la tua oscurità, le tue estasi, io ero sempre con te». Questo è l'inestimabile dono del Kriya Yoga. Non è soltanto un'intenzione, un pio sentimento, ma ci dà il potere di elevare la nostra energia. Usalo con saggezza, usalo con devozione e scoprirai la verità di queste parole. Una storia vera. L'autostrada universale. Una volta in India, Yogananda incontrò un uomo che seguiva da 20 anni il sentiero della devozione, il Bhakti Yoga. Il maestro sentì che grazie alla sua devozione e sincerità, l'uomo era pronto per un'esperienza di Dio, un'esperienza che il suo sentiero devozionale non gli aveva ancora dato. Yogananda vide che quel devoto aveva bisogno del Kriya Yoga. L'uomo però non voleva accettarlo per timore di non essere leale al proprio sentiero. Yogananda gli spiegò: «Non si tratta di cambiare il tuo sentiero verso Dio. Il Kriya Yoga ti guiderà verso l'appagamento del tuo stesso sentiero di devozione. Sei come un uomo che è vissuto per 20 anni in una stanza, cercando di uscirne attraverso le pareti, il soffitto, il pavimento. Quello che mi sto offrendo di fare semplicemente è mostrarti dove si trova la porta». Finalmente l'uomo cedette e prese l'iniziazione al Kriya. Entro una settimana ebbe l'esperienza di Dio che aveva cercato per 20 anni. Il Kriya Yoga, ha insegnato Yogananda, ti conduce sull'autostrada universale nella quale convengono tutti i sentieri secondari delle diverse pratiche spirituali. Quell'autostrada è la spina dorsale, il tunnel del risveglio, quale che sia la religione o il credo di una persona. Il Kriya Yoga accelererà la sua evoluzione spirituale, aiuterà il devoto a correre sfrecciando ovunque, spiritualmente. Affermazione dell'anima. Ero ovunque, mi sono nascosto nei luoghi più angusti, ora sono uscito dai miei nascondigli e ho spalancato i cancelli delle umane limitazioni. Di famiglia, casta, colore e credo. Corro sfrecciando ovunque per sentire nuovamente la mia coscienza ad ogni presenza. Richiesta, preghiera. Nostro unico Padre, stiamo percorrendo molti autentici sentieri verso la tua unica dimora di luce. Mostraci l'unica strada maestra della comunione e realizzazione, dove si incontrano tutti i sentieri secondari dei credi teologici. Ripeto, richiesta, preghiera. Nostro unico Padre, stiamo percorrendo molti autentici sentieri verso la tua unica dimora di luce. Mostraci l'unica strada maestra della comune realizzazione, dove si incontrano tutti i sentieri secondari dei credi teologici. Benissimo signori, per oggi ci fermiamo qui, la prossima volta andremo avanti e inizieremo il capitolo terzo. Ciao!